radici. Bello. Lì, ecco qua, guarda, questo ce lo spostiamo. Io vado a... Vedi? Vedi, Gigi, io non l'ho cotto. Vedi? No, no, tranquillo. Io vado a fare così adesso. Dovesse cascartene un po' qua, cioè... Ma proprio così. Ok. Un incidente di percorso che ti casca un po' di qua nel piatto. No, beh, no, dico, può capitare. Gli incidenti facciamoli succedere dopo, Gigi, ok? Sì. Allora, ecco, ecco qua. Perfetto. Oh. E adesso, Gigi, come ti avevo detto, sì, ok, vado a fare il gesto terronico. Eccolo qua, Gigi, guarda, sì, guarda. Sì, ma questo è un gesto terronico, è proprio un gesto... Gigi. E poi... Da insegnare a scuola, nelle scuole, lo metteremo in materia scolastica. Ecco qua. No. Un prutusino. Voilà. Filo d'olio, perché da buon... anche per dargli un po' di lucido. Ok? Me ne metti un po' qua, non di quello, perché non voglio rovinare il piatto. Di questo gli metto un po' di... così assaggio al volo, così vedete. Voglio che vediate la mia faccia, perché io sto impazzendo. Mettiamo, facciamo il gesto terronico pure qua. Ok? Mortificami, ti do, aspetta, guarda, ti do un meglio, il condimento. Ti ringrazio, mettiamo un po' di tarallo. Pure? Sì, io qua ti volevo vedere attento, mi stai viziando, sono guarda attentissimo, qua. Vado qui, vado Gigi, qui. Gigi, questo è un piatto semplicemente terronico, succulento. È straordinario. E che mo' ti sporca la camicia. Ma con immenso piacere, bravo, bravo, bravo. Proprio... guarda qua, tieni. Da bacio accademico. Mi sento a casa, Gigi. Facciamolo vedere lì, ecco, perfetto. Ti senti a casa, ma pure noi, anche a casa si stanno sentendo proprio più a casa di prima. Un saluto da parte mia e di Daniele Priori. Straordinario, ci vedremo alla prossima puntata. Daniele, andiamo a mangiare. Ciao, ci andiamo a mangiare. Arrivederci. Questo è mio, però, Gigi, questo è mio, questo è mio, questo è mio, questo è mio, questo è mio. Pillole di sapori, il programma di cucina dove i nostri chef vi insegnano a cucinare al loro modo. I loro segreti, le migliori ricette, voi dovete preoccuparvi solo di fare la spesa. Al resto ci pensiamo noi. Pillole di sapori, vi aspetto. Tutti i giorni alle ore 18 su Donna TV. Fiosti, pregiato tennero, succosa pesca, delicata rosa. Goditi una fusione di contrasti made of fusion, anche senza zuccheri. Scopri tutte le fusioni sul sito fiosti.it. Il tè può ancora sorprenderti. Quest'estate voglio fare mille cose, ma se sbalzi di temperatura, bevande ghiacciate e i viaggi alterano l'equilibrio della flora del mio ecosistema intestinale, posso provare Codex. Codex, bel tempo nel tuo ecosistema intestinale. Hai sentito la novità? Eh? Oggi la forza dello sgrassatore Chantecler è anche nel nuovo detersivo lavatrice. Oh. Con formula potenziata che unisce l'efficacia del detersivo alla potenza dello sgrassatore Chantecler, anche contro le macchie più difficili. Hai visto che pulito incredibile? Chi pulisce più di Chantecler? Chantecler, il gallo del pulito. L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore. La ricrescita! Adesso ci penso io. Ritocco perfetto. 3, 2, 1, fatto! Scusa, ma impazzisco appena vedo la ricrescita. Ritocco perfetto da L'Oréal Paris. Numero 1 per copertura ricrescita al mondo! Tu vali. Il dolore articolare nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Con un medicinale puoi curarla in profondità. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%, un medicinale contro il dolore articolare. Meno 40%, meno 40% per te. Oh, meno 40. Il tormentone dell'estate Coop non te lo togli più dalla testa. 40% di sconto su tutte le insalate. Io sono Donna TV.
l'aria. Sono felice insieme a te e gli amici li amo anch'io, ma se ti chiudi fugge via anche l'ultima poesia. Sono felice insieme a te e gli amici li amo anch'io, ma se ti chiudi fugge via anche l'ultima poesia. Poesia leggera questa sera, la respiro insieme a te, dove forse cinge l'aria. Sono felice insieme a te e gli amici li amo anch'io, ma se ti chiudi fugge via anche l'ultima poesia. Vattene. Posso sapere perché mi cacci? Ho detto vattene via. Non ti sopporto quando fai il maleducato, eh? E secondo te io dovrei sopportare i tuoi stupidi scherzi? Ma questo non è uno scherzo, te lo giuro. Franco ha piantato Elena e si sposa con Alessandra. Elena sta aspettando un figlio di Franco. No, l'abbiamo creduto tutti. Però non è così. E tu come l'hai saputo? Beh, Franco e Maria stavano parlando e la mamma ha sentito. Quando? Non so, me l'ha detto appena tornata a casa. E ti ha detto anche che Franco e Alessandra vogliono sposarsi? Sì. Però non si sposeranno. Ti giuro di no. Una brutta notizia, ha detto. Pronto, dottore, mi ascolta? Sì. Una brutta notizia su chi? Su... Alessandra. Papà. Cosa vuoi? È pronto da mangiare? No, io non mangio, Silvia. Non ho appetito. Beh, allora non mangerò neanch'io. Fai un salto alla rimessa e di al padrone che fino a domani non credo che andrò a lavorare. Però sa benissimo che non sei ammalato, papà. Non mi importa. E se ti licenziano? Non mi importa lo stesso. Ai, ai, ai. L'unica cosa di cui ti importa è Elena, vero? No, Silvia. Però devi capire che il colpo è stato molto duro. Tua sorella ci ha mentito per tutti questi anni.
Ci ha sempre presi in giro, capisci, Silvia? Ha persino permesso che dicessi a Franco quelle orribili cose. E ora si è scoperto che Franco non era il responsabile della sua gravidanza. Ma ti rendi conto? Se io non la scoprivo, si sposava con lui. Gli rovinava completamente la vita, senza nessun diritto. E alla fine il bimbo del caporeparto, non è così? Solo Dio può sapere con chi è stata. Era da un po' che mi ero resa conto che Elena si comportava stranamente. Però non mi hai detto niente. Non mi avresti creduto. Per te Elena è sempre stata la migliore. Era lei la preferita. Ah, non è vero. Perlomeno ora potresti riconoscerlo. Dobbiamo lasciare questa casa. Te l'ha chiesto Franco? No, non ancora, ma non voglio aspettare che me lo chieda. Ma dove andremo a finire, papà? Adesso possiamo contare solo su due stipendi. E il mio non è sicuro. Io penso che quando la mia padrona saprà che sono la sorella di Elena, mi licenzierà. Ma tu non c'entri niente con quello che è successo. Lo so, papà, però sono sua sorella. Vabbè, se mi licenzierà, troverò un altro lavoro. Ah. Ogni giorno diventa più difficile, Silvia. Sì, lo so. Papà, andiamo in cucina. Mangiamo qualcosa, eh? No, non ho appetito. Neanch'io ho appetito, però non mangiando non aggiusteremo niente. Niente. Come invidio tua madre. Non dire così. Per favore, papà, non voglio sentirlo mai più. Perdonami, sono molto egoista. Penso che quello che ha fatto tua sorella faccia male soltanto a me. Abbi pazienza con me, figliola. Ti prometto che entro 2 o 3 giorni starò molto meglio, sai? Elena non merita perdono per quello che ha fatto. Però era mia figlia. Non posso perdonarla, però devo anche rassegnarmi al fatto di non rivederla mai più. Ma io voglio rassegnarmi. Te lo giuro. Pian pianino. Come sono riuscito a rassegnarmi alla morte di tua madre. Perché non andiamo a sederci in cucina? Così mentre tu mangi io ti faccio compagnia. Mangerai, non è vero? Sì. Andiamo. Forza. Siediti. Ti servo io. Poco, papà, eh? Sì, cara, sì. Va bene così. Basta così? Mm. Sì. Bene. Dai, mangia. Ma dove sarà andata? Non ha voluto dirmelo. Neanche il caporeparto lo sapeva. Perlomeno quando sono andato fino alla fabbrica e l'ho preso per il collo, mi ha giurato che Elena non l'aveva neanche chiamato. Dai, mangia. Sì, ne vuoi? Dovremmo andare via da questo quartiere. Ma io vivo qui da quando sono nata. Sì, lo so. E tutte le mie amiche abitano qui.
Bisogna vedere se continuano ad esserlo dopo quanto è successo. Guarda, le uniche persone che ancora non avevano capito com'era Elena eravamo proprio noi due, papà. Penso che qui nessuno si sorprenderà quando si spargerà la voce che Elena se n'è andata. Pensare che quando siamo venuti a vivere qui ero molto contento. Era la casa della madre del fidanzato di mia figlia. Sono arrivato a pensare che Franco e Elena, dopo sposati, potevano vivere con noi. E dopo, quando ho saputo che era rimasta incinta, prima ho provato una gran rabbia. Però dopo ho pensato, se si sposa con Franco, le cose si sistemeranno e mi ero rassegnato. Con lei facevo l'arrabbiato, però confesso che a mano che si avvicinava la data del matrimonio diventavo più contento, pensando che ad aprile arrivava il nipotino. E guarda alla fine cosa è successo. Non conoscerò mai il mio primo nipote. Tu non mi darai un dispiacere così grande, vero Silvia? No, papà, no. Devi fare le cose come Dio comanda. Sta tranquillo. Anzi, credo proprio che io non mi sposerò mai. Non dire così. Ma non vedi che Luigi non mi guarda nemmeno? L'Argonauta ha un nuovo modo di scoprire le bellezze del mondo, insieme a tanti compagni di viaggio, esperienze, racconti, ma anche aneddoti che ci faranno emozionare, ma anche divertire. Non vi resta che salire a bordo e partire insieme a noi. L'Argonauta, tutti i giorni alle 23:30 su Donna TV. L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore. Crescita! Adesso ci penso io. Ritocco perfetto. 3, 2, 1, fatto. Scusa, ma impazzisco appena vedo la ricrescita. Ritocco perfetto da L'Oréal Paris. Numero 1 per copertura ricrescita al mondo! Tu vali. Fiusti, pregiato tè nero, succosa pesca, delicata rosa. Goditi una fusione di contrasti made of fusion, anche senza zuccheri. Scopri tutte le fusioni sul sito fiusti.it. Il tè può ancora sorprenderti. Quest'estate voglio fare mille cose, ma se sbalzi di temperatura, bevande ghiacciate e i viaggi alterano l'equilibrio della flora del mio ecosistema intestinale, posso provare Codex. Codex, bel tempo nel tuo ecosistema intestinale. Meno 40%, meno 40% per te. Oh, meno 40. Il tormentone dell'estate Coop non te lo togli più dalla testa. 40% di sconto su tutte le insalate. Hai sentito la novità? Eh? Oggi la forza dello sgrassatore Chantecler è anche nel nuovo detersivo lavatrice. Oh. Con formula potenziata che unisce l'efficacia del detersivo alla potenza dello sgrassatore Chantecler. Anche contro le macchie più difficili. Hai visto che pulito incredibile? Chi pulisce più di Chantecler? Chantecler, il gallo del pulito. Andiamo, Dracula! No! La protesi mi fa male! Aspetta, Drac, puoi provare il nuovo Polydent Power Max Super Tenuta più Comfort, che attenua la pressione sulle gengive. Se la tua bocca potesse parlare, ti chiederebbe Polydent. Cosa è successo ad Alessandra? Ha avuto un incidente, Franco. L'ha investita una macchina proprio davanti a casa. Dov'è ora? All'ospedale Pirovano. Ma è stato grave l'incidente? No, no, Franco, no, però io vorrei che tu venissi appena possibile. Sì, sì, vengo subito. Ma chi è che ha avuto l'incidente? Alessandra. Ti accompagno, Franco. Vengo con voi. Tu resti qui. Ho detto che vengo con voi. Fammi in fretta, signora. Dai, sbrigati. Andiamo subito.
Mi hai detto che Alessandra non era grave. Però hai chiesto a Franco di venire subito. Oh, eh? Oddio mio. Oh, vergine del pilastro. Stai vai, madre, madre santa. No, non gridare, che mi fa male la testa, per io favore. Mi metti il cuore, se da te. Vai a lamentarti da qualche altra parte. Oddio, ma tu non lo sai cosa è successo. Come faccio a non saperlo se lo sanno tutti? E vox populis, per poco mi sono sbronzato. Ma no, dimentica la tua sbronza. Io vorrei tanto dimenticarla, però non posso, no, moglie. No, smettila, stammi a sentire, per Dio, non mi sballottare. Non vedi che anche da fermo mi si muove tutto quanto, mi si muove. Va bene, se da fine vuol dire che ti porterò una tazza di caffè No, non mi parlare di caffè, che mi si rivoltano tutte le bude. Ho bisogno che tu riesca, lo capisci? È proprio quello che vorrei, ma non posso. No. Forse domani, dopo un giorno di riposo. È successa una cosa molto grave. Maria e Franco sono appena usciti. E a me che importa se sono usciti? Ma come non ti importa? Lo sai cosa è successo? Il dottor Ignazio ha appena chiamato per dire che Alessandra è stata investita da un'auto. Cosa dici? No, io ero in cucina a lavorare e di colpo ho sentito una macchina che si metteva in moto. Allora mi sono affacciata. Sì. Sono uscita in giardino e mentre Maria saliva in macchina mi ha detto che Alessandra era ricoverata. Aspetta. Tu devi accompagnarmi all'ospedale. No, Elisa, io lo vorrei, però non posso, sto male. Bene, allora io me ne vado, Serafino. No, non mi lasciare che sto morendo. Oh, tanto, Serafino, che non ti venga in mente di morire proprio oggi, perché ti giuro che non te lo perdonerei. Ma non ti rendi conto che io sono pronto per l'estremunzione, Serafino, con che gusto ti darei un come si fa a colpire un povero uomo indifeso? No, Serafino, ubriaco! Non urlare, per favore! Non urlare, non ubriaco! Mi fa male tutto! La testa, l'esofago, le tonsille, tutto mi fa male! Prima stravede per il pane, adesso si dà al bere. Ti sei scolato una bottiglia di sherry. Non me lo ricordare! Ma te lo devo ricordare, guarda, te lo ricorderò finché vivi, sai? Insomma, Serafino, cerca di alzarti! Non mi muovere, per favore, non vedi che mi fa male tutto! Non vedi che... E poi non mi trattare come se fossi un sacco di patate, sono tuo marito. Ma vuoi sapere quello che sei, Serafino? Sì, però me lo direi un altro giorno, non vedi che sono moribondo? No, ti prego, no, col martello, no. Specie ma oggi non sono che ho io, mal di testa. Il martello lascia capito, il martello. Non c'è bisogno sei di picchiare. Ma guarda come picchi, è questa matta. Ma cosa vuole? Mi ha lasciato da sola in cucina. Ma non ha sentito quello che ho detto nel giardino con Maria? Ma no, io stavo cercando di riprendermi dal mio svenimento. Certo. Oh, salve, don Serafino. Salve? Si salvi chi può, signora, per me? È influenzato? Ma che influenza, Marta? Mai visto un influenzato con la borsa di ghiaccio in testa? Poverino, si è rovinato il fegato. Ma è che fegato? No, è stato lo sherry. Si è ubriacato. E cosa credeva? Oh, allora bisogna dargli subito una bella tazza di caffè molto amaro. Dai col caffè, dai con l'amaro. Mi stia a sentire. Io so molto bene quello che devo fare con mio marito. Sì, ma lo immagino. E adesso perché non mi fa santo piacere di tornarsene in cucina? La disturbo? Qui siamo in camera nostra, o mi sbaglio? Sì, certo, questo lo però so. Però non ce ne va. La disturbo, don Serafino? Sì, no, non mi disturba, però per favore non parli. No, l'unica che resta in questa camera sono io. Oh, ma mi faccia il favore, Lisa, non diventi così gelosa. Gelosa di lei? Oh, boh, non scoppio a ridere perché questo non è il momento. Non urlare, per favore. E chi grida? Lei! Anche quell'altra, Dio mio. L'altra ha un nome, si chiama Marta. Sa che cosa importa a mio marito del suo nome? Sicura? Perciò mi faccia il piacere, il santissimo piacere, di uscire di qua immediatamente. Don Serafino, la compatisco, La ringrazio. Lei deve soffrire moltissimo con una donna così possessiva e gelosa. Io non sono gelosa, sono soltanto un pochettino nervosa. Andiamo, Elisa, non cerchi di dissimulare. Senta, mi dica una cosa, Maria, quando lei era in cucina, non ha sentito per caso una macchina che si metteva in moto? E questo cosa c'entra col discorso che stiamo facendo? Che Maria, Franco e suo figlio sono andati all'ospedale. No! Non gridi! Non gridi che sto morendo ormai. Mi dica, il mio Luigi si è fatto male? Alessandra è stata ricoverata. Cosa dici? Che l'ha investita un'auto. Io volevo andare in ospedale, ma non posso lasciare mio marito a queste condizioni, no? Ma vada tranquilla che glielo curerò. Grazie, Martina. Niente, caro. Lei si occupi di suo marito. Io sono vedova, carina. E che colpa ne ho io? Quindi a lei, aria, che questo qui è mio. Aria, migliacche di donne. Cerca di calmarti, Adriano. Ormai hai perso, quindi rassegnati.
Ti ho già detto che Alessandra e Franco non potranno mai sposarsi. Oh, mio Dio, dimenticati di Alessandra. Trovami l'indirizzo di Alessandra. Mi fai star male quando ti vedo in questo stato. Dai, non essere così ossessivo. Ammetti d'aver perso e basta. Chi ti ha dato il numero, Monica? Maria. Bene, ora voglio l'indirizzo e sono sicuro che tu lo troverai. Oh, dai, per favore, mio fratello sarà fuori di testa, però tu non stai molto meglio. La riconciliazione tra il selvaggio e Alessandra è un fatto, quindi non insistere più. Ho le mie ragioni se insisto. Ah, guarda, se sapevo che reagivi così non ti avrei detto niente. L'avrei saputo da qualcun altro. Sì, può darsi, ma non avrei dovuto sopportarti io. Bene, adesso chiama Maria e fatti dare l'indirizzo. Allora non vuoi capire. Maria è ignorante, ma non è certo una stupida. Se la chiamo e le chiedo l'indirizzo, mi chiederà perché lo voglio. E non le posso dire che me l'hai chiesto tu. Inoltre, dopo quello che ha fatto Marcello, la mamma e io siamo già con un piede sulla strada. Vuoi che Franco ci mandi via? Voglio vedere Alessandra. Ah, adesso vado perché non ti reggo più, eh? D'accordo. Se posso, cercherò di avere l'indirizzo. Però, povero te, se dici in giro che sono stata io a dartelo. Quando posso ti chiamo. Addio. Non provo niente per Franco. E neanche mi interessa il suo denaro. Però ti sposerai con lui. Perché voglio vendicarmi. Vendicarti di cosa? Delle umiliazioni che ho dovuto sopportare quando l'ho conosciuto. E stai con lui solo per questo? Sì. Ma dimmi, Alessandra, come puoi pensare che io creda a una menzogna così infantile? Non sto mentendo, Adriano. E te ne darò la prova. Quando Franco mi chiederà di sposarmi con lui, io gli dirò che accetto. Però qualche giorno prima del matrimonio, lo lascerò. Se tu non lo lasci, ti giuro che verrà a sapere tutto ciò che è successo fra noi. E lo saprà, Alessandra. Ti giuro che lo saprà. Che aspettare per vedere il mondo? Viaggia con Travel TV. Incontri ravvicinati con luoghi e persone in itinerari davvero straordinari. Viaggi, natura, vacanze ed avventura. Su Travel TV. What is this? This is Disaronno Velvet. This is our summer drink. Disaronno Velvet. Perfetto on the rocks. Primi fastidi gengivali? Nuovo Parodontax gengive forti e protette con acido ialuronico. Aiuta a rinforzare il sigillo tra bordo gengivale e dente per una protezione duratura delle gengive. Esperto delle gengive. Hai sentito la novità? Oggi la forza dello sgrassatore Chantecler è anche nel nuovo detersivo lavatrice. Oh. Con formula potenziata che unisce l'efficacia del detersivo alla potenza dello sgrassatore Chantecler, anche contro le macchie più difficili. Hai visto che pulito incredibile? Chi pulisce più di Chantecler? Chantecler, il gallo del pulito. Quest'estate voglio fare mille cose, ma se sbalzi di temperatura, bevande ghiacciate e i viaggi alterano l'equilibrio della flora del mio ecosistema intestinale, posso provare Codex. Codex, bel tempo nel tuo ecosistema intestinale. L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore. La ricrescita! Adesso ci penso io. Ritocco perfetto. 3, 2, 1, fatto! Scusa, ma impazzisco appena vedo la ricrescita. Ritocco perfetto da L'Oréal Paris. Numero uno per copertura ricrescita al mondo! Tu vali. Viosti, pregiato tè nero, succosa pesca, delicata rosa. Goditi una fusione di contrasti made of fusion, anche senza zuccheri. Scopri tutte le fusioni sul sito fiosti.it. Il tè può ancora sorprenderti.
corri, corri, mamma, e ora che cosa facciamo? A chi domandiamo? Io che ne so. Non possiamo perdere tempo, Franco, che cosa possiamo fare? Aspetta, infermiera, mi scusi solo un secondo, posso... Franco, vieni, chiedilo a quel ragazzo. Ma no, mamma, cosa c'entra quello? Bisogna chiederlo a qualcuno che lavora in ospedale. Allora, aspetta un po'. Senti, scusami, i feriti li portano al pronto soccorso? Non lo so. Te l'avevo detto io. Ah, ecco, sta uscendo il dottore. Finalmente, dottore, finalmente. Mi dica, come sta Alessandra, dottore? Da quel che mi ha detto mio figlio, l'incidente poteva essere grave, però fortunatamente non lo è stato. Ah, ne è proprio sicuro, dottore? Sì, me l'hanno appena detto al pronto soccorso. Ha delle ferite superficiali sulle gambe e sulle braccia. E ha anche un ematoma in faccia, però senza importanza. Ha battuto la testa? Grazie a Dio, no. Posso vederla? Per ora no. Perché? È in preda a una crisi nervosa. Momentaneamente possono vederla solo i medici. Capisco. Però più tardi sarà possibile vederla, no? Certo, Franco, sì, tranquillizzati. Sì. E anche tu ora puoi tranquillizzarti. Davvero posso stare tranquillo, papà? Sì, certo, sì. Ah, perdonate, mio figlio, Maria. Molto il piacere mio, di conoscerla. Franco. Alessandra mi ha parlato molto di te. E a me ha parlato molto di te. Dai, Franco, presentagli il tuo. Ah, sì, lui è Luigi. Ciao, piacere. Salve. Molto lieto. Come sta? Mi dispiace molto conoscere suo figlio in un posto come questo. Beh, dottore, per fortuna l'incidente non è stato grave. Quando l'auto l'ha investita, ho pensato subito al peggio. Però non è successo niente, Angelo. Ma guarda che coincidenza! Ha lo stesso nome del fidanzato di Rosina, eh sì? Beh, è solo coincidenza. Rosina è la cameriera che lavora nella casa di Franco. Oh, è tanto innamorata del suo fidanzato. Ah. Elisa dice che è lungo e magro come suo figlio. Diciamo che è un'altra coincidenza. Senti, quando Alessandra uscirà dall'ospedale, voglio che tu venga a pranzo da noi. Io? Franco, sì, è un ragazzo sincero. Se lo fa, ti invita di cuore. Tieni conto che abbiamo una cuoca bravissima. Elisa? Sì. E tu? E tu come lo sai? Beh, ecco, è che me l'ha detto Alessandra. Che strano, io più lo sento parlare, più sono sicura di conoscere la sua voce. Sì, sapete com'è? Oh, Franco, dimmi. Chiama subito a casa e avverti Elisa, altrimenti starà con il cuore in gola, povera. Ah, sì, sì, torno subito. Ah, sì. Ai, mi hai fatto tornare l'anima in corpo, Franco. Senti, vuoi che venga lì? No, Elisa, no, non c'è bisogno. Va bene, come vuoi. Però, senti, non appena la vedi, telefonami di nuovo, eh. Sì, sì, non ti preoccupare. Ciao. A più tardi. Cosa ha detto? Bene. Alessandro non è niente. Ah. E quindi ora lei può tornarsene a casa. Neanche per sogno, mia cara. Maria e io siamo amiche intime, perciò io devo andare a trovarla in ospedale. In quale ospedale è? È al Fiorito, ecco. Ne è proprio sicura? Sì, certo, sicura. Ma perché l'hanno portata laggiù se l'incidente è stato a Belgrado? Oh, io non ne so niente, figlia mia, io non lo so. Ad ogni modo, non perda altro tempo, oh, mi raccomando. Mi sento male, dovrò prendere 4 autobus per arrivare a quell'ospedale. Ma che assurdità, bene. A più tardi, eh. Ma allora faccia buon viaggio, ecco, vento in poppa, figliola. Molto gentile, grazie. Vada, vada pure, vada. Se la trova all'ospedale Fiorito, io mi faccio ballerina. No, giuro che d'ora in poi non berrò più un bicchierino di liquore... Neanche se mi ammazzano. Che bruciore. Come ti senti? Ora un pochettino meglio sto, grazie, però... Sai cosa berrei adesso? Una tazzina di tè. Sì, ma se preferisci io posso anche portarti un bicchierino di sherry. Se tu vorresti ammazzarmi, guarda, mia cara, non ti la verità. Soltanto per non restare vedova. Ah, lo sai che ha chiamato Franco? Ah, sì? E come sta Alessandra, eh? Fortunatamente bene, l'incidente sembra che non sia stato importante. Meno male, sono contento per tutte e due. Pensa che erano quasi sul punto di sposarsi, eh? E la morte li avrebbe separati. No, ma stavolta, ringraziando Dio, non è successo niente. Guarda, appena Alessandra uscirà dall'ospedale, sono sicura che ricominceranno a fare i piani per sposarsi. Chiaro. Penso che a novembre... saranno già marito e moglie. E chi ti dice? Chi ti dice che alla fine di agosto non avremo un bimbo? E così Maria si sentirà chiamare nonna. Già, ci chiamerà nonni, tutti e tre. E anche se la Maria protesterà e si arrabbierà, ma non credo che si arrabbi perché lei sa molto bene... che ci piacerebbe avere un bambino per abbracciarlo, per coccolarlo, per giocare. Oh, nonnino! Oh, nonna!
Lei sa molto bene il desiderio che avevamo d'avere un figlio e che non abbiamo avuto neanche adottandolo. Perché tu hai abbandonato le pratiche. Ma quelle pratiche erano troppo complicate, lo sai anche tu, Elisa. No, l'unica cosa che so è che adesso ho una voglia pazza, pazza, di poter stringere contro il mio petto il bambino che avranno. Dai! Ai, come lo vizierò! Lo voglio viziare, Serafino! E sarò io. Sarò io che lo farò addormentare. Dormi, mio tesorino. Dormi. Dai, andiamo su. Non piangere, su, Elisina. Non c'è che piangere. Vieni qui e guardami. Perché? Guardami. Guardami, su. Non piangere. Non farlo perché vedo piangere te e penso al figlio che non abbiamo potuto avere. E ti giuro che anche a me viene voglia di piangere. Ma perché Dio ci avrà negato un figlio, Sergio? Solo Dio saprà perché. Ah, quante volte abbiamo sognato di avere un piccolino che corresse per casa. Che corresse chiamandoci papà, mamma. Abbiamo sognato talmente di avere un bambino. E invece purtroppo Dio non ci ha voluto dare questa gioia. Vedi, ora entro un anno vedrai correre qui per la casa un bambino che non avrà il nostro sangue, certo, però che ci chiamerà nonno, nonna, nonnina, nonnetta, venite. Allora sì che piangeremo, però piangeremo di felicità. E quelle saranno le lacrime più belle, Elisa. Ma dai. Ma dimmi, Angelo, dove è finito tuo padre? Non so. Io non capisco. Prima ha detto che tornava subito. Devi avere un po' di pazienza. Ah, io voglio vederla, Luigi. Calmati, almeno adesso sappiamo che sta bene. Sì, sì, ma finché non parlo con lei io non ci credo, mamma. Dai una sigaretta, Luigi. Ma sì. Qui dentro non si fuma. Ah, no, e chi l'ha detto? Io. Ma guarda un po' che roba. Angelo? Sì? Sei fidanzato? No, per il momento no. E che lavoro fai? Scusi, beh, Maria. Sì? Cosa c'è? Perché fa tante domande? A te dà fastidio? No, certo che no. Visto? Non gli dà fastidio. Ma guarda un po'. E dimmi, quanti anni hai, Angelo? Ma smettila, mamma. Ma perché? Se a lui non dà fastidio. Invece a me sì, va bene? Allora, dottore... Ah, è tornato. Puoi vederla. Allora andiamo subito. No, ci vado io. E io no? Fra poco ti verrò a prendere, possiamo andare. Va bene, ti aspetto. Sì, seguimi da questa parte. Io aspetto sempre. Entra, Franco. Grazie, dottore. Ah, Orchidea. Come ti senti? Bene, Franco. Ho ancora qualche dolore, però... adesso sto molto meglio. Aia. Hai visto? Il geranio stava perdendo l'orchidea per la seconda volta. Sì, ma fortunatamente non è successo. Però poteva succedere. Ah, dimenticalo. Credo che ora dovremo dimenticare molte cose. E Elena? Te l'ho già detto. Sì, ma voglio sapere dov'è adesso. Ah, questo non lo sa nessuno. Ha chiamato il padre per dirgli che se ne andava e che non l'avrebbe più vista. Però è vero che è incinta? Sì, ma la creatura non è mia. Ne sei sicuro? Sai, prima che tu entrassi mi stavo chiedendo se non mi avevi mentito quando mi hai chiamato. Don Remigio in persona è venuto a raccontarmi tutto. No. Io non ti ho mai mentito, Alessandra. E poi non servirebbe a niente. Le bugie hanno le gambe corte e alla fine la verità viene sempre a galla, non sei d'accordo? Certo, amore. Ignazio mi ha detto che hai avuto una specie di crisi nervosa. Sì.
È stato quando mi sono resa conto di tutto quello che avrei perso se fossi morta. E cos'è tutto? Sei tu. Perché tu sei tutto per me. E poi tua madre che mi vuole tanto bene. E anche Angelino. Angelo? È solo un ragazzino. Sì, chiamalo ragazzino. È alto come un armadio e si fa la barba tutti i giorni. Ma ci vogliamo bene come due fratelli, sciocco. Sì, sciocchina, lo so. Meno 40%. Meno 40% per te. Oh, meno 40. Il tormentone dell'estate Coop non te lo togli più dalla testa. 40% di sconto su tutte le insalate. Il dolore articolare nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Con un medicinale puoi curarla in profondità. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%, un medicinale contro il dolore articolare. I love sorridere, I love condividere, I love la vita. Buri, il booster, unico, inconfondibile, da oggi più grande. Più gusto. Tutti dicono I love Woody. Aya, la più grande cucina d'Italia. Ci sono momenti che sembrano perfetti. Non farteli rovinare da una zanzara. Fumachilla Vapederma Scudo Attivo, grazie alla sua formula a base di caridina, assicura un'efficacia fino a 7 ore dalla puntura di zanzare comuni, tigre e zecche. Vape for your life. Hai sentito la novità? Eh? Oggi la forza dello sgrassatore Chantecler è anche nel nuovo detersivo lavatrice. Oh. Con formula potenziata che unisce l'efficacia del detersivo alla potenza dello sgrassatore Chantecler. Anche contro le macchie più difficili. Hai visto che pulito incredibile? Chi pulisce più di Chantecler? Chantecler, il gallo del pulito. Quest'estate voglio fare mille cose, ma se sbalzi di temperatura, bevande ghiacciate e i viaggi alterano l'equilibrio della flora del mio ecosistema intestinale, posso provare Codex. Codex, bel tempo nel tuo ecosistema intestinale. What is this? This is Disaronno Velvet. This is our summer drink. Disaronno Velvet, perfetto on the rocks. Deve essere l'infermiera. Avanti. Si può entrare. Mamma, non potevi aspettare ancora un pochino? No. Come stai, Alessandra? Oh, Maria. Un bacio. Guarda come ti hanno conciato. Ora sto molto meglio, Maria. No, non devi più chiamarmi Maria. Vuoi che torni ad essere di nuovo la tua mammina o no? Sì. Certo che sì. Hai bisogno di qualcosa? Sì, di una sola cosa. Di cosa? Che tagli la corda, mamma. Hai visto? Franco. Mi caccia via. Ora mi caccia via, ma mentre venivamo in ospedale non mi mollava il braccio, sai? Sì. Sì. Eri spaventato, ma eh? Per niente. Oh, no, è un gran bugiardo. Gli mancava tanto io. Così per mettersi a piangere. Dai, racconta. Ma se ci hai già pensato tu. Sì, la verità è che eravamo tutti e due spaventati. E lo era anche il figlio del dottore, eh? Però grazie a Dio lo spavento è passato. Bene. È passato, eh? E siccome è passato, Maria Martinez taglia la corda. Oh, mi vuol mandare via. Ma l'hai sentito, Alessandra? Non se la prendo, Maria. No, non me la prendo, però mi fa arrabbiare. Però faccio finta di niente finché non arriveremo a casa. Ciao, mamma, eh? Fermo. La mia bambina. E domani mattina verrò a trovarti molto presto. E forse ci ritorno anche questo pomeriggio. Ah, ma sì. Va via. Grazie, amore mio. Perché grazie? Perché mi ami tanto. E come potrei non amarti se tu sei tutto per me? Anche tu sei tutto per me. Davvero, Orchidea? Oh, sì. E voglio diventare tua moglie quanto prima. Sì. Lo sarai a novembre. A novembre, come
Avevamo pensato prima che Elena tentasse di separarci. Sono stato tanto male negli ultimi giorni. Pensavo di averti persa per sempre. Ti giuro, Orchidea, avevo voglia di morire. Sì, anch'io. Sai, avevo una gran voglia di chiamarti. Ma allora perché non mi hai chiamato? Perché sarebbe stato prolungare un addio che faceva male a tutti e due. Adesso te lo posso dire, Franco. Mi è costato tanto, sai, chiederti di sposare Elena. Però sapevo anche che era mio dovere farlo. Per il tuo bambino. Il giorno che nascerà mio figlio sarà uguale a te. Però sarà buono quanto te. No, io non sono buono, Alessandra. Tu sei l'uomo migliore che abbia mai conosciuto. L'uomo migliore del mondo. Però a volte sembra un selvaggio, no? Reagisci quando ti attaccano. E quindi lo fai solo per difenderti. Sì. Però con te non avrò mai reazioni violente. Perché tu non mi darai mai l'occasione. Spero di no. No. Ti amo tantissimo. Anch'io, tesoro. Però non credo che il tuo amore sia grande come il mio per te. Da un po' di tempo io ti amo moltissimo. Perché lo dici? Perché quando ci siamo lasciati ho capito per la prima volta che non avrei potuto vivere se ti avessi perso per sempre. Ah. Guarda, quando due persone si vogliono bene come noi, niente e nessuno può separarli. Elena ci stava quasi riuscendo. Sì, va bene, ma hai visto? È rimasta con la voglia. Grazie a Dio. Orchidea, sono alcuni giorni che nomini Dio in continuazione. Perché adesso credo di avere il diritto di farlo. E prima no? No. Dopo Dio ci siete solo voi, tu e mia madre. E io cercherò di meritarmelo, questo amore. Qualche novità, Elisa? No, no, è tutto in ordine, signorina, ringraziando il Dio. Ma prima di mezzogiorno potevamo avere una disgrazia. Cos'è successo? Per fortuna non è successo niente, però poteva essere gravissimo. Senta, non potrebbe essere più chiara, Elisa? La signorina Alessandra è stata investita da un'auto. Quando? Questa mattina. E come sta? Bene, tesorino, su, non ti spaventare. Senti, metto giù e la chiamo. No, non è a casa sua. L'hanno ricoverata? Sì. Dammi tutti i dati, Monica, voglio vederla. Dai, non è il momento, Adriano. Domani o dopodomani, quando viene a casa, la chiamerai. Sento un certo languorino. Chissà come mai. Chi ne sono? Una e mezza. Per forza che ho fame. Andiamo a mangiare, signora Maria. No, finché non torna mio figlio, no. Ecco finalmente Franco. Come finalmente, mamma? Tra un po' rientro di nuovo. Ma prima facciamo un salto a mangiare qualcosa. Ma è mai possibile che tu pensi soltanto a mangiare? Mio stomaco. Ciao. Ciao. E dai, sto bene, Angelino. Sul serio? Sì. Non te l'ha detto Ignazio? Sì. E allora? Lo sai? Sto davvero molto bene. Sono molto contento. Molto bene, molto contento. Però hai un grande ematoma sulla faccia. Ti sei resa conto che correvi come una pazza? Sì. Lo so. Volevo arrivare il più presto possibile a casa di Franco. E a momenti arrivi da un'altra parte. Come sei ottimista. Solo io so la paura che ho provato. Quando ho visto la macchina che ti investiva, ho corso. Ti ho urlato, però
Tu non mi rispondevi più. E poi dici che sono io il suicida. Ma io non ho tentato di ammazzarmi. E invece tu ci provi tutti i giorni. No. Credo che d'ora in poi non ci proverò più. Te lo prometto. Credo che a partire da oggi cominceranno a cambiare parecchie cose. Sì. Infatti credo che ricomincerò a studiare. Promettimelo. Per ora non posso. Però presto vedrai che lo farò. E dimmi, lo farai per me? Voglio farlo per questa sorella che quasi mi scappava dalle mani. Vede, io non sapevo che l'avessero trasferito. Comunque può stare tranquilla perché sono veramente molto, molto contenta. Ma speriamo, le cure sono buone. Ma ecco. Ecco, quello lì è il dottore. Quello è il professore. È molto bravo, sa. Buonasera, dottore. Oh, salve, Adriano. E come va? Bene, grazie. Come sta Alessandra? Bene, bene. Per fortuna molto bene. Senta, vorrei vederla. Per quale motivo, Adriano? Ho saputo che ha avuto un incidente. Sì, questo è vero. Però è altrettanto vero che Alessandra non desidera assolutamente vedere lei. Oh, Franco non è stato abbastanza chiaro. Sulla carta d'identità di questo luogo, la data di nascita è il 7 dicembre 1250. Siamo a Villanova d'Albenga, nell'entroterra ligure, prospiciente il Golfo di Alassio. Il borgo, fortificato, che dall'alto sembra un cuore, nacque per volontà del comune di Albenga per difendere il territorio dalle scorrerie dei marchesi di Clavesana. Il piccolo centro sorse alla confluenza della Valle Arroscia con la Valle Errone, su di una striscia di terra protetta da due corsi d'acqua, in una posizione strategica per il controllo delle vie di comunicazione. Intorno le colline, intensamente verdi d'estate, dove si coltivano la vigna e l'ulivo e soprattutto le profumatissime violette. Tutto riporta ad un mondo a parte, dove le tradizioni conservano ancora un intrinseco valore.
Villanova d'Albenga, che divenne comune autonomo nel 1863, era chiuso all'interno dell'antica cinta muraria, pressoché conservata integralmente ancora oggi. Lungo il perimetro esterno si ergono ben 10 torri, tutte diverse l'una dall'altra. 2, lungo l'asse mediano di via Garibaldi, hanno funzioni di porta cittadina. Le altre contribuiscono a scandire una planimetria ordinata che sin dal Medioevo è rimasta completamente inalterata. Il campanile della chiesa spicca tra le basse casette del centro storico. Tutto all'interno delle vecchie mura appare coevo e ordinato, in un affresco che si tinge dei toni pastello delle facciate delle case. Villanova d'Albenga regala anche profumi particolari che il video non può restituirvi. Su tutti, quello delle violette, cui è dedicata la statua di donna recentemente posta nei giardinetti di Piazza della Torretta. Da ottobre a marzo qui si coltiva la violetta più bella e profumata di tutta Italia, la cui crescita è favorita dal microclima che rende unica questa zona. Ai margini dell'abitato sorge la chiesa di Santa Maria del Soccorso, detta la Rotonda. Fu edificata nel Rinascimento, mentre il campanile è di epoca successiva. È un grande cuore Villanova d'Albenga, a poca distanza da floride colline che la proteggono dalle intemperie. Passeggiare per le vie del borgo significa rivivere un'aria d'altri tempi. Verso Piano Cavatorio sorge la chiesa parrocchiale di Santo Stefano, edificata intorno al 1670. Sulla destra della veduta aerea si scorge lo stabilimento della Piaggio, che qui produce, contribuendo non poco all'economia dell'area, i suoi mitici aeroplani e molti componenti per l'industria aerospaziale italiana ed europea. Il mare dista solo pochi chilometri, ma da qui è solo una linea azzurra che si perde nell'orizzonte. We'll be right back.
Dal 1922 sorge proprio a fianco del paese l'aeroporto di Albenga. Nato come scalo militare, oggi è la porta di accesso privilegiata alla Riviera Ligure, poiché equidistante da Genova e da Nizza. Ben collegata anche via terra, la cittadina di Villanova d'Albenga è un borgo antico proiettato al futuro nel pieno rispetto della sua storia. Luogo di pace, dove rilassarsi, coltivare i rapporti umani, godere dei profumi e delle tradizioni più autentiche. Un insieme di scorci unici che riempiono gli occhi e soprattutto il cuore. Illusione d'amore. Laura è figlia di una ricca famiglia, ma quando il padre si ritrova sul lastrico, la costringe a tornare a casa per sposare Tony. I due cominciano a vivere insieme e lottano contro i genitori che li hanno costretti, ma le cose pian piano cambieranno. Illusione d'amore, tutti i giorni alle 18:30 su Donna TV. Il dolore articolare nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Con un medicinale puoi curarla in profondità. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%, un medicinale contro il dolore articolare. What is this? This is Disaronno Velvet. This is our summer drink. Di
Serrano Velvet. Perfetto on the rocks. Tutti colpevoli. Per le vittime, la soluzione Fidia è Connettivina Bio. Favorisce la rigenerazione della cute supportandone la guarigione. Connettivina Bio, un'alleata per la tua pelle. Da Fidia Farmaceutici. Nella paella di pesce Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale. Nuovo ultradolce Elisir di miele. Il potere del miele concentrato in una tecnologia riparatrice. Una goccia ripara i capelli spezzati, elimina le doppie punte al 94% e protegge dal calore fino a 230 gradi. Nuovo ultradolce Elisir di miele, da Garnier naturalmente. I love sorridere, I love condividere, I love la vita. Buri, il booster. Unico, inconfondibile. Da oggi più grande, più gusto. Tutti dicono I love Woody. Aya, la più grande cucina d'Italia. Primi fastidi gengivali? Nuovo Parodontax gengive forti e protette con acido ialuronico. Aiuta a rinforzare il sigillo tra bordo gengivale e dente per una protezione duratura delle gengive. Parodontax. Esperto delle gengive. Meno 40%. Meno 40% per te. Meno 40. Il tormentone dell'estate Coop non te lo togli più dalla testa. 40% di sconto su tutte le insalate. Benvenuti all'Argonauta, spero siate pronti per partire per un lungo viaggio, perché non sarà solo una meta fisica, una città, e quindi scopriremo delle cose davvero belle, ma soprattutto faremo un viaggio all'interno della magia, ma una magia davvero particolare che ha a che fare con la nostra mente, appunto, perché sono qui insieme al mio ospite Aldo Aldini, un bravissimo, meraviglioso mentalista. Eccoci qua. Ciao. Ciao, allora dico bravissimo mentalista perché insomma mi hai stupito in una passata, insomma, anche avventura, e quindi dico oggi, bah, chissà che cosa farà, insomma, hai stravolto tutto lo studio, devo dire la verità. I tecnici più scettici sono veramente ormai sbalorditi, non sanno più che cosa fare, e quindi insomma abbiamo tutto lo studio in subbuglio, sicuramente lo sarete anche voi se seguite Aldo, ma se non avrete modo insomma di vedere troppe cose qua, perché comunque sarà giusto un accenno, seguitelo perché veramente Aldo Aldini è una cosa strepitosa. Grazie. Detto questa parentesi, non ci siamo messi d'accordo perché veramente io sono la persona più scettica su queste cose, ma sono rimasta veramente sconvolta. Però ora ti farò emozionare, voglio dire, ora metterò in pratica la mia arte oratoria, arriverò nel tuo cuore anch'io, perché quando si parla insomma di figli e quando si parla di un viaggio così divertente, dove ci sono stata tante volte anch'io con i miei figli, wow, e dopo anni, insomma, divertente sì lo è sempre, perché anche lì si vive una sorta di magia diversa. Raccontaci un po' di questo viaggio. Allora, è assurdo che il viaggio più bello che abbia fatto è Parigi, perché comunque il lavoro mi ha portato in un sacco di posti. Parigi l'ho visto diverse volte, ma quel viaggio lì è quel viaggio lì. Siamo stati io e mio figlio per una quindicina di giorni, lui aveva 5 anni, a Parigi da solo, da soli. E ti devo dire che è stato uno dei compagni di viaggio più grandi, più piacevoli che abbia mai avuto, perché viversi una cosa così con lui, e poi vabbè, Disneyland è magica di sua. A proposito di magia, Disneyland è, se non ci siete stati, andateci. Si torna a bambini sempre. Ti prendono per i capelli, che tu lo voglia o no, e ti dicono, adesso sei un bambino. Io mi sono messa anche le orecchie di Minnie, lo dico. Ma ho fatto, avendo due femminucce, per forza. Ho fatto qualcosa di simile anch'io, non ricordo cosa, ma l'ho fatta. Infatti, però le foto le ho nascoste.
non le faccio vedere qui. Io considero per deformazione professionale, no? Quando guardo uno spettacolo, guardo sempre dietro le quinte. E Parigi è bella, Disneyland è bella perché tu giri, senti sempre la musica, ma non vedi mai la cassa. È vero. Non sai da dove. La musica c'è. È vero, poi capita di girarsi da tutte le parti. Sì, è tutto calcolato nei minimi dettagli. Degli spettacoli che loro ripetono ormai da anni, 3 volte al giorno, curati come gli spettacoli di Broadway. È vero. E poi a parte Disneyland, che comunque è una garanzia, no? Vai lì e quelle emozioni ce l'hai. Quel viaggio lì in cui all'inizio tutto è andato storto.